Bene, bene. Sono venuto qui a chiedere consigli al saggio Tobru. Beh, però non ci hai ancora detto come ti chiami. Ah, già. Mi chiamo Sigismondo. E voi? Io sono Bim e lei mia cugina Pam. Cosa possiamo fare per te? Bene, Sigismondo, se vuoi chiedere consigli al saggio, lui è... Se non ti dispiace, Pam, mi presento da solo. Sono il saggio Tobru, molto piacere. E adesso veniamo al tuo problema. Sì, l'altro giorno ho assistito a un furto in oratorio e so che stanno cercando qualcuno che ha fatto qualcosa, ma io non so se devo fare quella cosa e soprattutto cosa. Il tuo discorso non è molto chiaro. Forse sarebbe meglio sapere chi è stato e se qualcuno l'ha visto. No, ma i vigili sanno già tutto, ma sperano che io faccia quella cosa. Maestro, ma non potresti darci una mano? Io non ci capisco proprio niente. Neanch'io, oggi sono stanca e mi fa male la testa. Guarda che se vuoi trovare la parola non ti devi scoraggiare e devi pensare molto più di così. Almeno lei ha capito la mia situazione? Certo, altrimenti non sarei mica saggio. Credo che i vigili vogliano che tu vada a testimoniare per condannare il colpevole. E questa è certamente la cosa giusta da fare. Non so se avrò il coraggio di farlo. Beh, pensaci un po' su e capirai che questa è la cosa giusta da fare. Grazie maestro Tobru, prenderò a modello il suo consiglio e cercherò di farne tesoro. Va bene, credo di esserti stato abbastanza d'aiuto e spero che tu faccia la cosa giusta. Ora torna con fiducia a casa tua, ma se vuoi puoi fermarti a merenda. C'è pane e marmellata. Wow!